Vedevo le ragazze un po' indecenti e allora ho capito che la cosa non poteva andare. Poi io mi sono fatti i fatti miei. Quindi vedeva questo via vai strano. Sì, ho visto un po' di qualche cosa che non andava. Ho detto questo è un centro che non credo, almeno io non ci entrerei mai. Poi gli altri possono fare quello che vogliono. Io vedevo il giovai delle ragazze, non, oppure ogni tanto volevo scrutare perché all'inizio pensavo fosse realmente un centro massaggi, volevo soffrirne. Però quando ho sbirciato un po', la signora ha chiuso in maniera abbastanza, come dire, violenta la porta. Quindi ho detto, ma un posto che non si vuole fare pubblicità, che non si vuole promuovere, ho detto, strano. Però poi, insomma, si è capito che c'era qualcosa di strano, tutto oscurato. Insomma, volevano chiudere in realtà, non volevano aprire. Allora, c'era un po' via vai di persone, però uno il dubbio ce l'ha sempre, il dubbio, non va una l'idea che possa essere appunto quella cosa lì. Però una volta che poi vede l'irruzione dei carabinieri, si portano certe persone, allora uno collega 2 più 2 fa 4, uno collega appunto tante informazioni e capisce cosa c'era realmente dietro. Devi c'era un via vai particolare, dicono che era aperta fino a mezzanotte. Sì, aperto fino a mezzanotte e anche un po' più tardi forse. E, mi hanno detto, io non l'ho mai visto, però mi hanno detto che c'era un via vai di maschi, di uomini che entravano e uscivano, addirittura c'era anche la fila fuori, quindi... In questa zona è la cosa è un po' sospetta, un po' no, perché sono comunque negozi normali. È aperto comunque da pochissimo. Da una settimana, 15 giorni, sì, da pochissimo. Si era capito. Si è capito subito, si è scoperto subito, ci hanno chiuso subito. In questa zona è un peccato, in questa zona, perché ci si fa anche una cattiva pubblicità, purtroppo. È vero, anche noi non ci aspettavamo di tutto questo, perché è stato proprio una questione di una settimana e poi è successo quello che avete visto. Stamattina sul giornale l'ho appreso.